fatto che qui si sono alternati 20 esponenti del governo tra ministri e sottosegretari, quasi tutti tranne due o tre in presenza, significa che è stato riconosciuto sia il ruolo dei sindaci sia quella centralità all'interno del sistema istituzionale del nostro paese che è rappresentato proprio dalla rete dei comuni. Le risposte che abbiamo ottenuto dal governo e dal presidente Meloni io credo siano state positive. Però ho detto al presidente Meloni che noi siamo abituati a dare risposte ai nostri concittadini che verificano i nostri impegni, verificheremo anche i loro impegni. Noi abbiamo detto che siamo la voce del nostro paese attraverso i sindaci, abbiamo ascoltato la voce di un altro paese che è l'Ucraina, un paese che sta soffrendo sotto i colpi di un'aggressione che è sempre più violenta e sempre più insensata, e noi li aiuteremo, lo abbiamo detto, lo faremo, aiuteremo i sindaci di quel paese a ricostruire le loro città e lo faremo anche con risorse dei nostri comuni, con risorse dell'Associazione Nazionale dei Comuni che stiamo mettendo da parte da qualche tempo attraverso una campagna di donazioni. Lo faremo in maniera concreta, non con degli annunci, non con degli impegni che poi non trovano un riscontro, lo faremo come sanno fare i sindaci. Devo ringraziare il Presidente della Repubblica per le sue parole nei confronti degli amministratori locali, è sempre per noi un punto di riferimento, lo è sempre stato e siamo stati contenti di poterlo ritrovare a questa nuova assemblea per rinnovargli gli auguri di buon lavoro, ma soprattutto per ricordargli che lui per noi è stato, è e continuerà a essere un punto di riferimento.